Beppe a Barbara. Ricorderai, Barbara, quel giorno nessuna pioggia e in città ti accoglievano le opere di migliaia di poeti, artisti d'ogni età, per te che età non hai, diffondendo amori in ogni parola, riga, pagina che fosse. Eravamo in festa a brindare al tuo amores, ancora una volta emozioni universali spiegate ai semplici, agli umani che spesso scordano, in cambio di oggetti fasulli e di poca durata, quanto sia importante. Mia sorella. Papà raccontava ridendo che quando prendevamo il latte, io dal seno sinistro, lei dal destro, con le manine già la spingevo via per non farla succhiare. Ero appena nata e già la volevo morta. Aveva la colpa di essere la mia gemella. Come si permetteva? Io sono unica. Napoleone non ha gemelli. Ero pronta alla morte degli altri per essere la regina e dominare tutti. Io e basta. Non sono invidiosa. Voglio solo le cose per me. Io so che tutto è mio e lo pretendo. Se vedo un bambino che lecca un gelato, mi sembra lo abbia rubato a me. Che vuole dire non desiderare la roba d'altri? Io desidero solo quella. Se vedo un uomo che guarda una donna, quello sguardo lo voglio su di me. E sono capace di tutto per averlo. Ogni uomo mi spetta di diritto. Quando vedo due che si amano, la prendo per un'offesa personale e mi ci metto in mezzo. Disgraziati gli amanti che mi incontrano, farò di tutto per dividerli. Ma non c'è bisogno di arrivare a tanto. Basta stare seduti in tre al bar e io con le mie mossettine da donna che... Thank you.
Che sembra quando parla di non dover respirare, di non trovare lo spazio tra una sillaba e l'altra, e invece respira e sa esattamente quello che dice quando parla, così come quando scrive. Però lei ha sceneggiato, penso, 20 o 25 film da Maestro Margherita, alcuni famosissimi, Portiere di Notte, ma anche quelli con Tinto Brasso, non si è fatto mancare nulla. Ha anche fatto una pessima attrice, una pessima apparizione come nonna che l'avrei uccisa. Le femmine, La Grande Dea, com'era La Grande Dea? Uno di otto per te. La Dea Fortuna. La Dea Fortuna. Sì, quando gli ho telefonato mi ha detto che hai telefonato per insultarmi. E poi ha fatto una trentina di libri. E devo dire, la nostra critica di regime ha spesso ignorato. Voi sapete che spesso, quando qualcuno se ne va, scopriamo chi è un grande scrittore, yeah. Il più grande scrittore. E a questo proposito noi gli abbiamo dato qualche mese fa, ad agosto, in Sardegna, nel corso di una bellissima manifestazione, gli abbiamo dato un premio alla carriera, e lei, nell'accettarlo, ha detto: vuol dire che se ha la carriera, vuol dire che è la fine. Sono, cioè, un attimo prima della tomba. No, mio marito mi ha detto una tomba. Sì. Se questo vuol dire che ci avviciniamo alla tomba quando tutti si accorgono di te, no? Sì. Allora, però lui se ne è accorto quando eravamo ragazzi. Allora, questo... Ah, vero, ce l'avevamo due microfoni. Ah, grazie, ragazzi, sì, perché effettivamente... Siamo molto posso dirgli una cosa? Certo che ti... Ma io sono sconvolta, veramente... Sembra il 1984 quando quelli ritrovano la botteghina dove ci sono ancora gli uomini. La voce di questo strumento mi ha sconvolta, di una bellezza e di una purezza. Cioè, non a caso sono venuta qua come in un tempo antico a vedere il mio amico Beppe quando eravamo ancora uomini. Cioè, no, voglio dire, quando la gioventù valeva ancora qualcosa. Cioè, adesso deve solo consumare la gioventù, voglio dire, uniformarsi. Ai nostri tempi, devo dire, aveva un senso essere giovani, cioè non è che avesse un senso, era bello proprio. E come favoleggiavamo poco fa, appunto, si viveva con pochissimo e questo ci rendeva liberi, perché il fatto di non costare noi giovani, adesso un giovane che nasce, se vuole comunicare col prossimo, comunque deve avere intorno un set di strumenti che lo mettono in comunicazione col mondo. E poi, soprattutto, Beppe, noi siamo stati fortunati. Nel senso che i nostri genitori, non solo i genitori di Beppe, ma in generale, ci proibivano tutto, per cui bisognava ricominciare da capo. Qualsiasi cosa tu facessi, era una trasgressione. E quindi è stato l'ultimo periodo in cui i giovani hanno avuto il diritto di essere giovani e di essere quindi liberi, perseguendo la libertà. Cioè, allora ci avessero proposto la maglietta firmata e gliel'avevano tirata in faccia. Perché appunto non volevamo le firme, la firma eravamo noi. E noi ci vestivamo soltanto nelle bancarelle dell'usato, infatti era un meraviglioso carnevale, mi ricordano i ragazzi con i sottabiti degli anni di seta degli anni 40 che ancora si trovavano, e sopra la giacca militare e sopra magari una giacca da carabiniere, cioè era, i ragazzi andavano in giro col cilindro, si facevano crescere i capelli bellissimi e si truccavano,
erano magnifici, ma non come adesso. Voglio dire. Anche i complimenti che facevano piacere, perché erano spesso spiritosi. Quali complimenti? Quelli per la strada? Sì, sì. Beh, onestamente, se mi devo dire, a Roma ti fanno piangere. Certe volte, quando sei ragazzina, ti dicono delle robe che vorresti ucciderli, francamente, perché a volte è uno stupro, non è un complimento. Ma uno che per la strada ti dice che sei bella, che c'hai un bel seno, ma da gusto, ragazzi, adesso diciamo la verità, se non hai villania, se hai gentilezza, se hai corteggiamento, non vogliamo scoraggiare né i maschi né le femmine, ecco, non vorremmo scoraggiare nessuno, però appunto sono gli antichi tempi della libertà, quando ancora si potevano dire tutte le parole del mondo, e adesso si crede, adesso c'è un barocchismo per cui si crede che cambiando le parole si cambino le cose. Intanto lo cambiano in peggio, io sono gardiana e le parole secondo me vanno tutte inventate, no? Altro che fare, e le femministe poi mi sconvolgono quando censurano il linguaggio, perché non puoi fare una battaglia rivoluzionaria con dei metodi reazionari, ovvero sia quando tu prendi le armi del nemico hai già perso, e quindi la censura non giova a nessuno, quindi erano tempi, e allora c'era Beppe era veramente, è sempre stato un cantastorie. Da quando ti ho incontrato fino ad oggi, fino all'ultima volta, quando mi hai dato una grande lezione di vita, perché io ormai negli aeroporti mi perdo, e ho visto lui arrivare all'aeroporto, buttarsi in una carrozzella e farsi fare tutto, perché è l'unico modo per uscire vivi dall'aeroporto, devo dire. Quindi la prossima volta io credo che ti copierò. E quindi no, e lui era così, da giovane era assolutamente per le arti, per la libertà, e questa libreria è un monumento alla vita di Beppe, devo dire. Alla vita di Beppe, di artista, di diffusore della parola, della scrittura. Abbiamo avuto grandi amici in comune, grandi maledetti come il nostro amico Bellezza, che come tutti i maledetti veri faceva ridere anche da pazzi, era spiritoso da morire. Non c'è rivoluzione senza umorismo, secondo me, tra l'altro. E quindi, e lui è sempre stato appunto un grande pirata delle lettere, pirata in senso. Dobbiamo parlare di me però adesso, perché io poi. Però sono a casa tua, fammi celebrare. No, l'ho ceduta a mio figlio, che sta continuando alla grande. Sì, vabbè, l'ho ceduta al figlio, però insomma, adesso io vorrei parlare del fondatore anche. No, anche perché veramente sei appunto un grande esempio, un grande del tempo che abbiamo passato insieme. Poi appunto l'ho rivisto in Sardegna, che sembrava, stava molto, molto male allora, stava in Sardegna, sembrava che un soffio di vento se lo portasse via, infatti lo tenevamo, e poi va sul palcoscenico, ma neanche Edith Piaf poteva avere quella vitalità che aveva lui, e niente, e incantava in questa notte di Iglesias tutto questo pubblico sardo, che i sardi non sono italiani, sono un'altra cosa, non hanno la volgarità italiana, è veramente avranno le loro volgarità, le nostre non ce l'hanno sicuramente, hanno queste cinque lingue, una più bella dell'altra, e hanno, come Beppe ha scoperto, hanno anche un amore per la cultura a partire dalla propria, a partire dalla loro letteratura, e quindi è un paese. E tra l'altro è una cosa che mi fa impazzire, per cui ti trovi bene anche tu con loro, cioè hanno un umorismo che non ho mai visto, un umorismo british, per cui il sardo ti fa ridere con un secondo di ritardo, ma tanto proprio. E quindi eravamo lì in questa bella culla di culture sotto le stelle, e ritornare in questa libreria, vederla così fiorita, così meravigliosa, è molto più bella dell'ultima volta che l'ho vista 100 anni fa, accidenti. E poi vedo, cioè io non ho mai venduto tanti libri come oggi, qui c'è gente che va in libreria e compra i libri, anche quella è una cosa, io ho tante librerie nel quartiere, però la gente va lì, un po' come fare lo struscio, diciamo la verità, poi insomma, e quindi sono molto contenta di essere in questa, appunto in questo 1984 però al riparo. Grazie. Va bene, se hai finito di parlare di me. Ma che non mica voglio parlare del libro, ragazzi, il libro è importante. No, del libro non voglio parlare, ma no. voglio intanto specificare che l'editore ha scritto un romanzo, se vogliamo, è un prosaggio divertentissimo, ma se avete dei miti, avete il mito di Marilyn, no? Ma abbiamo la notizia vera? No, ve lo scrive Barbara, amiamo D'Annunzio, ma
Barbara vi dice chi era, lei ci racconta alcuni di questi personaggi e attraverso la lettura di questi personaggi, da cui poi si esaltano alcuni vizi e vizietti, ne esce la figura dell'autrice, e in fondo è una sorta di autobiografia, perché lei si è messa nei santi, nei diavoli, si è infilata nelle vite, ma non da parecchio, non mi ricordo se avevamo Santa Chiara e Francesco. Sì, insomma, il più bello è stato un libro di gioventù che si chiamava Delirio, dove chi parla è un è uno sporcaccione, cioè nel senso un maniaco sessuale. E a metà libro, allora ecco come cambiano i tempi. A metà libro questi due ragazzi che fanno sesso follemente in questo collegio di nascosto, poi vengono scoperti e scappano insieme a metà libro. E quando scappano insieme, è narrato da questo maniaco sessuale che è Diego, adorabile, e quando scappano dal collegio scopri che hanno 80 anni, che era un ricovero di vecchi. Allora perché l'ho scritto? Tanto non so perché scrivo le cose, nessuno lo sa. Quelli che ti spiegano che loro perché, io non lo so. Mi è venuto con un linguaggio di una potenza e di un'audacia che non ho mai più ritrovato, porca miseria. Ho scritto dei buoni libri dopo, ma quello era stato proprio lo zenith della follia. Cioè, veramente mi ricordo che ma facevo la ringhiera, chiamavo il mio marito e dicevo, corri, ho scritto delle cose tremende, mi spaventavo da sola. Però anche da ridere, di una comicità. Perché allora? Perché allora c'era un tabù fortissimo sulla sessualità dei vecchi. Per cui mi piaceva moltissimo fare questa parabola, perché questo a un certo punto questi due ragazzi, grandissimi scopatori, però dei vecchi. Adesso il consumo vuole che... Ma avete notato in televisione, nei giornali, fanno sempre queste indagini se i vecchi scopano o no, ma che gli frega? Cioè no, ma voglio dire, cioè adesso siamo consumatori, per cui ce ne vanno vendere, uno schifosi prodotti, adesso fino a 90 anni, a me mi fanno pena quei vecchini che vanno, li acchiappano sti poveracci nei paesi, non letto, vorrebbero... Vanno lì e dicono, lei, voi, ha letto, e noi scopriamo fino a 90 anni. Ma se è vero, state zitti. Anche perché la sessualità è bellissima sicuramente a qualsiasi età, per chi non è poi detto, perché la vita, cioè la natura è più clemente del consumo. E ecco, qualcuno anche si acqueta, voglio dire, non è che a 100 anni sei assatanato, hai altri, cioè voglio dire, il corpo si affievolisce in tutto, quindi anche nel richiamo sessuale. Però può essere anche bello, ma... pubblicò Vanity Fair una foto di due vecchi che si baciavano, devo dire, per loro bellissimo, ma due vecchi corpi nudi evocano la morte, non evocano il sesso, devo dire, cioè bisognerebbe anche riconoscere la realtà delle cose, la realtà della natura, quindi ecco, oggi Delirio non avrebbe più senso, perché appunto oggi sarebbero due vecchi che scappano dai fotografi, cioè nel senso che tutti cosa gli frega di alzare le lenzuola dei vecchi e di capire cosa ci fanno sotto, ognuno a modo suo, voglio dire, ecco, e quindi siamo tutti in questo, non mi ricordo perché ho parlato di consumo, ma comunque, perché ti ho parlato di Delirio, scusa, l'ho fatto lungo, ho citato Santa Chiara Santa Chiara e San Francesco, sì. Quello è un grande gesto della Chiesa, perché io ho fatto, dopo questo libro sui vecchi, avevo voglia di purezza e ho scritto un libro sulla Madonna, su questa ragazzina di 14 anni, a Nazareth, e che è una ragazzina che le è proibito tutto, perché siamo appunto in Israele nell'anno 1, quindi figuriamoci, e le è proibito tutto, leggere, scrivere, qualsiasi cosa, deve solo prendere il marito che i genitori avevano deciso per lei. Però lei a 13 anni viene ammessa alla sinagoga, e alla sinagoga si monta la testa con i profeti, vede che Isaia tratta Dio da pari a pari, e anche Giobbe, che non è un profeta, è un semplice uomo, eppure chiede conto a Dio. E allora lei comincia a montarsi la testa, a dire, ma io muore dalla voglia di sapere cosa c'è scritto nei rotoli, no? Nei rotoli della Bibbia, che lei non può accostare. E quindi vorrebbe trovare un maestro di sapienza, vorrebbe scappare di casa vestita da ragazzo, conoscere il mondo. E finché conoscerà questo Giuseppe, che diventerà suo marito, ma faranno un patto di castità, lei dice, io voglio imparare. E quando, fanno un patto duro, ma anche molto bello d'amore, lui le insegnerà tutto, quando avrà imparato ogni cosa la lascerà andare, e lui come pegno le compra un asino per il viaggio. Solo che voi sapete, Beppe lo sai meglio di tutti, che l'insegnamento è un grande detonatore erotico,
cioè ci si innamora sempre del maestro o della maestra, perché? Perché ti viene la sapienza da lui, però anche quella è una forma di erotismo grande. E quindi lei si innamora di Giuseppe e decidono che alla fine basta, che lei non sfuggirà, che lei non fuggirà, che staranno insieme, che consumeranno le nozze. Lui corre al fiume a farsi le abluzioni, tutto contento, anche lei si riveste la sposa, e mentre è lì che aspetta lo sposo col batticuore, sente un rumore, vede una specie di creatura minacciosa, con una specie di accetta, urla, non è un'accetta, è un giglio, è l'angelo dell'Annunciazione, e le annuncia che lei diventerà la madre del Signore. Quando il povero Giuseppe torna dal fiume, tutto caricato, diciamo contento, trova un'altra persona, trova una persona gelida che dice: non devi più toccarmi, io adesso sono il vaso del Dio. C'ha 13 anni, sta a Nazareth, se la tira con tutti i parenti e gli amici alla fontana, lei dice: vabbè, sì, sarò la madre di Dio, tutta contenta, finché non le viene un'idea. Però io non l'ho scelto, io volevo essere la moglie di Giuseppe, o scappare di casa, o scappare ad andare. E allora comincia, e appena cominciata a ragionare su questo, tac, arriva l'angelo, un antipatico mai visto, uno che viene dal cielo, gli secca pure avere a che fare con questa contadina, non le piace per niente, e gli dice: guarda, questa è la volontà di Dio, tu sta zitta, devi soltanto obbedire. Ha trovato un padre più potente di suo padre. Comincia veramente ad arrabbiarsi, comincia a pensare come può, elabora un pensiero segreto per fregare il pensiero dell'angelo che le legge nel pensiero, finché comincia a sfidare Dio, va nelle alture, perché ingenuamente bambina pensa che dall'alto Dio l'ascolti meglio, e una volta lo sfida veramente e dice: come mi ha dato questo Dio, riprendilo, io non lo voglio. E spera di essere fulminata, vorrebbe pregare in astuzia Dio, spera di essere fulminata per poter disobbedire a Dio, ma Dio, il potere è silenzio, il potere non risponde, Dio non risponde. E allora lei, scendendo da questa collina dove ingenuamente ha pensato appunto di essere ascoltata meglio, capisce che nel suo corpo, come donna, c'è la disobbedienza. Arrivata a casa, Giuseppe le ha dato anche qualche rudimento di medicina, si fa una pozione che conosce lei e abortisce. Poi prende l'asino che le ha regalato Giuseppe e se ne va verso Alessandria. E così finisce il libro. Stiamo facendo un riassunto degli altri libri. No, scusate, questo è importantissimo. No. Perché cioè, questo è importantissimo per me. Perché è stata veramente la grande bestemmia, la grande disobbedienza. Perché? E mi ha dato una gran gioia. Il libro che presentiamo oggi... Ah, invece Storia d'amore. Già l'avete comprato. E quindi... Quindi ormai ci si crede. E quindi, adesso io... punzecchiandolo, perché poi lei... No, aspetta, no, vediamo il libro, aspetta, cos'hai? Non c'è nel libro. Non c'è nel libro. No, però benissimo, potevo leggere. Sì, saluto. No, scusa, saluto tutti quelli che soffrono per un amore impossibile, perché lui o lei è troppo giovane, o troppo vecchio, o troppo bianco, o troppo nero, o troppo sposato, o troppo ricco, o troppo povero, o troppo maschio, o troppo femmina. Saluto quelli che devono correre a casa trafelati, nascondendo i segni dei baci. Saluto quelli che si amano in silenzio, da 5 minuti o da 15 anni, e forse non se lo diranno mai. Saluto la ragazza amante di un uomo sposato, che soffre per anni, vicino a un vigliaccone che non lascerà mai la famiglia, e che dell'amore e della vedovanza perenne la consola, appena fatto l'amore, col piantino di coccodrillo, e parlandole bene della moglie, la martire, la santa, colei che viene offesa, da lui, lei manco la conosce, cosa c'entra lei? Perché i mariti spesso hanno sto vizio, che fanno pesare all'amante il fatto che loro tradiscono la moglie, ma direi che sono fatti loro. Mando il mio saluto appassionato alle coppie irregolari, all'uomo che ama l'uomo, alla donna che ama la donna, al bambino innamorato della sua maestra, che muore di dolore quando il fidanzato, l'adulto, all'uscita di scuola la viene a prendere, un cenno d'intesa fra noi, creature dell'inferno, che non dormiamo da 6 mesi, sperando che lei venga al bar per una volta senza il marito e poterle dire: buongiorno signore. Ci tenevo. Oggi lo sanno. Oggi lo sanno. Perché Barbara è poesia. Poesia nei gesti, poesia nelle parole. E adesso io non vorrei parlare di Angelo, perché se no ce lo racconta, e manco del ritorno dei mariti, però... Okay. No, leggiamo il libro, adesso parliamo solo del libro. Sì, sì, no, c'avevo Marcello che mi faceva sapere, mi faceva assaggiare Marilyn per quei 2 o 3 che non hanno comprato il libro. Certo, certo. Marilyn. Grazie.
per la voce. Faccio il regista io, non devo fare altro. Grazie. Tutti gli uomini di Marilyn e il corpo che sopravvive. La notte fra il 4 e il 5 agosto del 2022, un fantasma ha bussato alle nostre finestre. Un fantasma lieve e corposo. La vasta gonna bianca gonfiata dal vento e il suo neo eterno. Librandosi, immateriale, ci ha detto: lasciatemi in pace. Oggi sono 60 anni dalla mia morte. Vi prego, liberatemi. Non parlate più di me. Il mio gesto fu chiaro. Voglio andarmene. Non restare così a lungo. Voi mi trattenete nel ricordo della vita. È difficile la pace quando i vivi ci tengono stretti con insistenza. Ma noi siamo stati spietati, noi, gli insaziabili, le abbiamo chiuso la finestra in faccia, approfittando del 60° anniversario del suo ingresso nel mito, per evocarla in una spietata festa funebre. Noi, gli egizi di plastica, le abbiamo eretto un'altra piramide, sconfinata come una tetta metafisica. Invano Marilyn ha volteggiato nell'aria, cercando di commuoverci con la sua storia di piccola nomade da una famiglia all'altra, quando si chiamava ancora Norma Jane, quando nessuno la voleva, a cominciare da sua madre, che le preferì la bottiglia. Grazie Marcello, bellissimo. Continuiamo con le tue parole. Continuiamo, dai. L'amore per i coraggiosi, tutto il resto è coppia. Gli uomini vogliono solo quella cosa dalle donne: parlare e che nessuno li interrompa. L'organo sessuale più ambito dal maschio è l'orecchio. Con la droga è facile, basta pagare, basta uccidere, ma in amore è uno solo lo spacciatore, e se non vuole. Non so come dirglielo, allora sta zitto. Se non sei sincero a letto, quando mai lo sarai? Dalle bugie del corpo non si torna indietro. E un amante vuol dire avere un confidente di gusti, altrimenti è una finzione, come quando siamo vestiti. Scrivi, non me l'ha data, come se fosse un pezzo smontabile. Oh, peccato, oggi l'ho lasciata a casa, Cinzia Leone. Allora, ora c'è il Viagra anche per le donne. Se ci dobbiamo drogare per fare sesso, torniamo alla repressione, che è meglio. Peccato che coi soldi si possa comprare solo il sesso. Magari si potesse comprare anche l'amore. Non mi ami? Ti compro. Avanti, fa tu la cifra. Quanto per un sorriso? Curiosando nel suo PC ho scoperto che mi tradisce. Che devo fare? Impara la discrezione, somaro. Questo è forte, eh? Non ho mai dimenticato. Chiesi a una donna transgender a Torino, senza leggere, questo me lo ricordo molto bene, a Torino, perché era il boom dei transgender, c'era la zona delle prostitute vuota, e poi c'era sta folla da Natale dai transgender. E allora gli ho chiesto: ma perché avete tanto successo? E lei mi disse: mi leccano il cazzo e mi dicono che figa. Io lo trovo più illuminante di 10 saggi sulla sessualità e sull'ipocrisia. Allora, ho scoperto che mio figlio è gay e ho paura che soffra. No, perché se si innamorasse delle donne non soffrirebbe, non se ne preoccupano, perché invece chi ama le donne è sempre felice, no? Prima c'era il confessore che ti diceva loscamente quante volte lo hai fatto e fioccavano i paternoster. Adesso c'è il sessuologo o lo psicologo minaccioso: quante volte non lo hai fatto, e se non sei nella norma ti cura, ti vuole curare. No, perché il sesso non è più un divertimento, un piacere, un'emozione, è un obbligo. È un obbligo, bisogna avere le tacche nella pistola come pistoleros del West, no? Ma perché gli attori del cinema in bianco e nero,
Cary Grant, Gary Cooper, Clark Gable, restano affascinanti nei secoli, anche per una ragazza di oggi, perché non li abbiamo mai visti in mutande, né in un plesso con dettagli. Bacio, dissolvenza. I baci che si danno adesso, si mangiano uno, ma l'avete visti? Si mangiano uno dalla bocca dell'altro. Fa schifo. Ma chi ha mai ravanato in modo così villano in una bocca altrui? Solo nel cinema d'oggi. Eppure nei vecchi film tutto era sensuale. Quelle camicie da notte di seta, quelle vestaglie di raso. In quei film in bianco e nero c'era l'elemento più importante dell'erotismo. C'era la castità. E gli uomini avevano l'ornamento che fa più bello il maschio, il pudore. Io adesso, quando girando col telecomando vedo qualche scena di sesso, cambio con un senso di pietà. Quelle scopate, quanto sono brutte. Più del piacere, suggeriscono la morte. La morte, cioè, suggeriscono la morte. Maschi, siate più affascinanti, siate più antichi. Lui mi ha lasciato per l'amante. Ora ci vediamo di nascosto in un alberghetto. Che gioia, finalmente sono l'altra. Ah, questa anche è tipica, eh? Sapete che va moltissimo la mistress, quella che mena. Cioè, ci sono un sacco di maschi che vanno fuori, escono di casa, vanno, dice, non so, vado in chiesa, non so, qualche servono gli amici, e poi vanno da queste mistress, tutte vestite di ferro, eccetera, e si fanno menare, soffocare, mettere i chiodi, si fanno fare delle cose tremende. E ho fatto una scoperta ricevendo le lettere d'amore. Mio marito va con le mistress, poi torna tutto sconocchiato, graffi, bruciature, e io lo devo rattoppare. Gli uomini picchiano le mogli gratis, poi vanno a farsi picchiare a pagamento, o sotto o sopra, alla pari non ci sanno proprio stare. E poi abbiamo le molestie sessuali. Ah, questa è carina. Un collega è passato e mi ha sfiorato. Ho letto che una tipa ha fatto dare a uno 8 mesi per una pacca sul culo. Io lo denuncio. Bisogna stroncare le molestie sessuali. La legislazione dovrebbe essere più severa. Ma questo non è possibile neppure sotto la più bestiale delle dittature. Ti immagini una società dove il terrore della punizione sia tale da escludere il bacio improvviso, la carezza importuna, l'erezione subitanea. Mi fa tristezza un mondo senza gli incidenti del desiderio. Il che non vuol dire che i maschi devono diventare maleducati come prima. Però neanche rinunciare al corteggiamento, neanche rinunciare a questo gioco che c'è sempre stato tra uomini e donne e che io trovo bellissimo. La violenza è orribile, ma la molestia è troppo vasta per poterla invidiare. Come fai a classificarla? La molestia sessuale del mio collega comincia dallo sguardo. E allora? Occhiali neri obbligatori? Vuoi mettere gli occhi in mutande? Da quello che sto leggendo, che la parte, diciamo, che avrei evitato, perché se lo regalate potete regalarlo a qualcuno di cui volete liberarvi, un marito, una moglie, un compagno, certo. E glielo leggete, non solo glielo regalate, se poi è una persona che legge poco è ancora meglio, perché lo leggete per Natale. E questa è una tu non hai riflettuto su questo? No, no, non ho riflettuto, queste, ma mi fa riflettere però. Questa parte potrebbe essere. Io invece qui c'è l'ultima cosa che leggo, però poi mi piacerebbe anche sentire parlare Beppe. Però qui c'è come scappare ad una molestia sessuale. Ed è molto interessante, perché io mi sono molto rimasta molto perplessa di questa storia del Me Too, nel senso che mi meraviglia che ragazze di una bellezza folgorante come Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, donne di grande bellezza, di grande personalità e anche di grandi famiglie di Hollywood, perché non erano mica le ultime arrivate, erano figlie di grandi attori, e come abbiamo potuto farsi mettere sotto da Weinstein? Cioè, esiste veramente una soggezione antichissima che noi abbiamo del maschio, non c'è niente da fare. Io devo dire che quando ho capito che volevo essere libera, eccetera, però certe volte per non obbedire a un ordine di un maschio ci dovevo pensare, perché noi abbiamo iscritta nella nostra memoria di replicanti un'obbedienza millenaria, veramente millenaria. Quindi per uscirne come si fa? E capisco che queste ragazze sono rimaste intimidite. Intimidite da questo rospo che era il capo, però non era Hitler,
si poteva anche, voglio dire, secondo me, scegliere di no. Si sono lasciati, come dire, come fatturare, si sono lasciati come ipnotizzare da questo ricatto, pensando che il potere ti debba, che il successo ti debba venire da un maschio, mentre il successo erano loro. Ecco, qui abbiamo una cosa diversa, abbiamo un'uscita diversa. Questa è una che scrive per la televisione, per il cinema, anzi vorrebbe, non ha ancora cominciato e sta cercando qualcuno che si accorga di lei. Ho dato il copione, questa vorrebbe fare una serie di fiabe in televisione. Ho dato il copione a uno del secondo canale, si chiama Rattoni, e sa prima di testa, credo perché è mafioso e ladro. E proprio perché sembra il classico boia, ero sicura che fosse un travestimento del meraviglioso. Capita, difatti ieri mi chiama. Però non riesco a capire se le favole gli sono piaciute o no. Mi invita loscamente a cena, accetto. Ci sediamo al ristorante e scopro che le favole non gli sono piaciute per niente. In cambio mi offre una fiction a puntate, turpe e già scritta. Se però vado un weekend con lui. Così ne parliamo, dice. Insomma, invece delle favole mi propone una bestialità e vorrebbe pure scopare. In modo che tutti vedano, faccio spensieratamente con la mano il gesto di fottere. Ah, ho capito, ne parliamo. Lui si gela, io a voce non bassa. Per chiarezza, se io gliela do, lei mi fa fare la fiction, vero? Il cameriere sta lì a sentire, maligno. E proseguo. Grazie. Grazie, guardi, non per la fiction, che lei non sa dove me la metto. Grazie perché me lo chiede. Alla mia età, questa ha 38 anni, già si sente vecchia, come te, tipico delle giovani, e dopo in seguito scoprono quanto erano giovani. Grazie perché me la chiede. Alla mia età mica succede tutti i giorni. Al tavolo accanto, conoscenti di Rattoni si bloccano per ascoltarci. Con garbo dico, io gliela darei anche, sa, per quel che me ne importa. Pinzi, certe volte mi pare che manco è mia, che me l'hanno imprestata. È perché quella cosa lì, ripeto il gesto, quella cosa lì, no? E perché la cosa lì, weekend come la chiama lei, io ho difficoltà. Mica perché lei non mi piace, lei è un bocconcino, è un mostro. Qualcuno ride, Rattoni impugna il coltello, mi ucciderà? Bravo, piantamelo in testa, mi innamorerei subito. È che dei giorni mi diventa come un limone. E difatti, perché crede che non porto gli assorbenti interni? No, mi dica perché crede. E poi sa, qualche smagliatura, il culo non è quel granché. Tanto che sogno di rifarmelo. Lei e io, nudi, che ci diciamo? Ci vorrebbe un grande amore? Al cameriere, se lui fosse innamorato, magari. A Rattoni, ma lei, scusi, è innamorato? Seria, io credo nell'amore, ma non si vergogna? Ecco, secondo me dopo una scena così, perché si va a nascondere. Nicola, bellissima, più grande. No, ma bisogna insegnare ai bambini, alle bambine, a tutti, la sacralità del proprio corpo. Che nessuno ti rimette le mani addosso e basta, sì. A nessun costo, e chi ci guadagna sempre a dire di no. E così poi lasciamo anche lo spazio al pubblico per le domande. Allora, vorrei che tu leggessi questo completamente diverso di Sea D'Annunzio. No, ma finito, perché noi abbiamo questa soggezione millenaria, è difficile ribellarsi a un maschio, lo so, queste ragazze sono state timide, questa è la verità. Certo. D'Annunzio e i suoi amori. Chi era Gabriele D'Annunzio, nato Rapagnetta? Si liberò subito dal cognome plebeo, quasi burlesco, per chiamarsi Gabriele D'Annunzio, ad annunciare un prodigio, lui stesso. Irresistibile, prodigo, teatrale, ambizioso, temerario e geniale, si impose con gli scandali, il talento, le imprese dissennate. Il gusto dell'impossibile ne fece l'artista più amato e odiato del suo tempo. E quanti amori! Mentre scrivo, un tocco immateriale mi ferma il braccio. E una voce ben modulata mi dice: zitta, Befana, lei mi sciupa. È D'Annunzio. Prende forma la sua ombra. Un esserino minuto, il cranio lucido e i piedini
piccoli piccoli da bambino. Ma quelle scarpine, che eleganza! Si accorge che ci sono rimasta male. Non se la prenda, ci hanno provato scrittori ben più avveduti di lei e li ho bocciati tutti. Sarebbe stolto raccontare i miei amori senza la mia vita. Solo io ho la voce per farlo. Lei poi mi ha l'aria della femminista. Basta che voi la iniziate la domanda, lei va oltre e ve la... che c'è, alzate il volume? E la giusta un po' la domanda? Sì. No, no, che sì, sì, no, no, lei poi fa il resto. Mi piacerebbe veramente iniziare questo dialogo. Anche coming out, confessioni personali, tutto si accetta. Signora, lei c'ha un solo marito? Una volta solo sposata? Sì. Faccio la domanda, no. Però cioè, beccata subito dal volto sereno. No, in realtà sono separata. Ecco. È separata? Sì. Da quando? Da un po' di anni. C'è all'orizzonte qualche altra cosa? No. Ci crede sempre nell'amore? Sì. Sono io che faccio domande. No, mi piacerebbe una maniera come per rompere il ghiaccio. Avete tante curiosità? Quindi c'è anche in mezzo a voi qualcuno che scrive, c'è la poetessa che ho scoperto che abita qua vicino. Chi è che non scrive in Italia? Chi è che ha bisogno del cassetto? No, infatti io mi meraviglio veramente quando su Facebook, no, che c'è una, che non c'è nessuno che fa il medico, l'idraulico, sono tutti il blogger, writer. Cosa fai di mestiere? Professore, c'è blogger, c'è uno stipendio. Non è che fa di timidi, ci vuole più che parte. Tu che hai la faccia di bronzo, Sì, grazie. No, no, assolutamente no. No, io, per quanto riguarda il sposo amore, sono sposato mia moglie da 40 anni, ci conosciamo da 46, e tutto qualche periodo dove ho rischiato di cadere in trappole o d'altro. Cioè, trappole altre donne? Sì, cosa consiglio? Per sì. Di sì. Sì, sono orgoglioso, come avrò modo, sì, farà piacere di leggere il mio libro, sono orgoglioso di essere riuscito sempre ad evitare di poter guardarla, che non meritava assolutamente una. Figli. Dagli il microfono, sono figli. Eh sì, è vero, si sente. Non so se si sente. Vuol dire, però io mi sento benissimo, non so gli altri. Il piacere della famiglia. Allora, poter parlare a casa. Avete sentito tutti che lui è sempre stato fedele a sua moglie? Sì. Nonostante qualche tentazione ogni tanto lottano gli assi. No, come? Ha detto le donne, non è caduto nelle trappole, sì, delle donne. Sì. Ma vede, si parla sempre, dice, mi è capitata l'occasione. L'occasione la si crea, la si cerca l'occasione. Poi, per carità, al di là dell'aspetto, le cose, anche dal tipo di lavoro che uno fa, io sono, adesso attualmente sono anni, nel percorso vecchio, sono un dottore commercialista, quindi frequento i tribunali, ho insegnato a scuole superiori, lavoravo in fabbrica, quindi diciamo le occasioni uno se le crea. Diciamo che posso aver avuto anche più opportunità di qualcun altro, per carità, senza togliere a chi mette la benzina o chi fa, che ha meno modo, diciamo, di crearsi. No, chi mette la benzina a tanti, eh? Sì. No, non so, questa spinta così verso questi aspetti di sesso d'altro, non la sento in me,
non la senti in me. Ma è giusto, non siamo non tutti. Mi sono divertito però al tuo racconto. Allora io mi sono. Allora, diciamo fino all'età giovane, sì, mi sono divertito molto, capelli lunghi, la maggiorina da capottabile. Poi diciamo, per me è subentrato qualcosa di diverso. Questo dovrebbe accadere nella mente. Non che non sia più importante il sesso o d'altro, ma nella dovuta maniera, senza, cioè, non lo so se sono fuori luogo io. No, evidentemente ha trovato una persona con cui sta bene. È un bravo come lei, è un bravo come lei. Allora, quando trovi veramente un vero compagno, una vera compagna, qualcuno che ti accetta completamente, si smussano gli angoli, e che tu accetti l'altro, è quello che è una rara fortuna. Sì, perché no, a parte gli scherzi sei fortunato, no anche sì, io sono una persona fortunata anche sì, non vittima della leggenda per cui i maschi poi tradiscono spesso per avere la conferma, per insicurezza, per avere la conferma della propria virilità, del proprio fascino e via dicendo, diventano seriali per questo spesso anche le donne. Sì, infatti forse. Scusate, ma sono così, però sollecitato da voi. No, grazie, guarda, l'unico fedele che io conosca è veramente un conto antropologicamente. Un fedele contento, voglio dire, e quindi è una rarità. Non c'è più mia moglie perché ha fatto questa mattina la cultura antipulenzione, io lo stavo dicendo. Ah, per questo hai potuto parlare liberamente. Ha scritto nel mio libro questo. Ha scritto, per cui ha scritto. Beh, allora c'è qualche altro che invece. Ma non per raccontare i fatti vostri, è che nessuno No, scusa, non parlo di lei, dico che non siano preoccupati gli altri se devono intervenire, dice, ma non mi chiedono. No, domande, curiosità. No. Allora magari uno non c'ha voglia di dirlo, fa pure bene. Ci ho già spiegato tutto. Abbiamo capito tutto. Spiegato così bene che abbiamo capito. Bene, se no faccio leggere l'altra parte. Dov'è Marcello? È scappato? Marcello, ti prego. Però, scusi, volevo riprendere il discorso della suggestione, che effettivamente è di essere suggestionate, cioè la donna che è la donna, la bambina, la ragazza, la ragazzina, la suggestione ha detto una verità, perché effettivamente è proprio così, cioè nel senso che io penso le donne nell'essere belle, nell'essere carine, o piacenti o piacevoli o meno, credo che abbiano un vissuto in questo senso, tutte le donne ce l'hanno un vissuto in questo senso, nell'aver, come dice lei, talmente l'imbarazzo di situazioni che probabilmente lì per lì neanche hanno compreso, capito, e che soltanto con un lavoro poi più maturo sono riuscite un po' a ricostruire quel blocco di richieste da persone più grandi. E poi spesso nel caso del lavoro, secondo me, non è che sono tutti assatanati, è semplicemente una tassa che la donna deve pagare. Ragazzi, guardate, non è cioè, solo nel lavoro. Sono due generazioni che non ci possono ammazzare più liberamente, ma prima il padre, il fratello e il marito avevano potere di vita e di morte sulla donna. La grande rottura fu quel film che ti ricordi di Germi, meraviglioso, perché la nostra soggezione è molto antica. Il fatto che oggi, per esempio, ci siano delle pene, secondo me, del tutto inadeguate per questi che ammazzano le donne, perché se ammazzassero tutti i preti o tutti quelli con capelli biondi, io credo che ci sarebbero delle leggi speciali in Italia. Io ultimamente ho fatto un articolo su questo fatto che Memo Remigi in televisione tocca il culo a una ragazza. Si rivolta all'Italia intera. Appunto, lì scrivono l'articolo, arriva un marziano e dice accidenti, che civiltà, queste le donne proprio. Dopodiché hanno liberato Parolisi, questo militare di carriera, che aveva l'amante e non si voleva rovinare la carriera, invita la moglie a fare un picnic e freddamente la uccide. Non è che gli dà un veleno, un colpo di pistola pietoso, 35 coltellate a vuoto, cioè a freddo, perché interessa a lui. Pensate alla ferocia di quest'uomo, a un innocente, a una. Dopodiché non gli viene dato l'ergastolo, vorrei sapere perché qui c'è proprio tutti gli aggravanti, ci sono tutti,
infine rivedono la sentenza. E sapete cosa gli tolgono? Gli tolgono la crudeltà. Perché secondo loro, beh, io ho letto la motivazione, non la sua memoria, peccato, perché è veramente interessante. Praticamente dice, non è stata la crudeltà, era che si era infervorato nel gesto, porca puttana. Allora voglio dire, uno, cioè, liberano quest'uomo, gli daranno 19 e dopo 10 anni Parolisi era libero. Allora appunto, poi succede che di questo non si parla. Allora, benissimo, impiccate sulla pubblica piazza Memmo Remigi perché ha sfiorato odiosamente il culo a una ragazza. Però voglio anche che tutta l'Italia scenda in piazza quando liberano Parolisi dopo 10 anni, semplicemente questo. C'è tutta un'enfasi su queste molestie, molto sospetto secondo me, perché ci danno il contentino. Ci danno il contentino e appunto non è facile, sono appunto due generazioni. Io, quando ero giovane, per non obbedire a un ordine maschile, ci dovevo pensare che mi arrivasse da un cognato, da uno zio, da un padre, da un fidanzato. Ci dovevo pensare, perché noi siamo comunque programmate da milioni di anni per l'obbedienza. Quindi non è una cosa semplice, non è una cosa da fare oggi e non si fa certo con le ridicolaggini delle femministe che mettono lo schwa, sapete cos'è lo schwa? Questo accento che toglie il femminile e il maschile, negando il principio maschile e femminile e credendo, appunto, censurando le parole, di cambiare le cose e i fatti con linguaggio. Cioè, prego. Prego. Mi stavi per parlare, ti ho interrotto io. No, era come un interruttore, vedi? No. Cioè, bellissimo, scusa, come un interruttore. No, no. Non più raffinare le parole. Noi abbiamo... Sì, capite la proposta? Il can, vado al MES. Dove vai? Io voglio capire, vai al MES o vai alla messa? Cioè, l'ho capito? Il can. Cagna no, no. Cagna. Gat, più parole così come barche va benissimo, perché comunque, però voglio dire, tutto questo è semplicemente ridicolo ed è offensivo rispetto al reale sfruttamento che c'è verso le donne. Più corriamo verso la modernità e più siamo in civile. Il problema a monte rispetto al discorso fatto fino adesso, che non c'è tutela. Ci invitano a denunciare. Io pure e poi sei esposto al tuo boia. Una parente che è in polizia che ha fatto un video, certo. Ovviamente me l'ha mandato, no? È una cosa molto bella l'impegno della polizia, dice denunciate, ma la verità è che tu denunci, dopodiché un'effettiva tutela non c'è, perché lì per lì magari li mettono ai domiciliari per 2 o 3 mesi, è finito, poi basta, e quindi poi quando scappa il morto, perché il rischio aumenta, quindi quello che noi vediamo in televisione fino all'altro giorno, che poi no, anche a Prati per le donne poverette, ormai la polizia fa lavoro di necrologio, ma non di prevenzione che dovrebbe essere fatta fin dalla scuola, fin dai bambini, dalla materna si dovrebbe insegnare il rispetto, l'educazione sentimentale che non c'è, ma a livello di normativa è inutile che ci dicono denuncia, che denuncia, poi alla fine... io ho avuto pure esempi in famiglia, se è una mia parente non si, da sud, da Ossuni, non si, andava a vivere a Varese, era esposta, sempre stata esposta continuamente a quello che le ha fatto l'ex marito, che non era poco. Quindi in realtà... Ma metà di hai ragione, metà di questi diritti sono diritti annunciati, sono diritti, quello che doveva non accostarsi più alla moglie. Quando poi c'è il morto viene la polizia giudiziaria, sì. Finisce qua. Sì, sì. Sei completamente abbandonato te stesso. Questo si è fatto 500, no, 800 km, 1000 in macchina, stava a Torino, è tornato in Sicilia liberamente e aveva già cercato di accoltellarla e l'ha ammazzata tranquillamente. E poi appunto anche adesso, anche l'informazione, tre righe in cronaca, una mezza cosa in televisione quando accade, ma ormai ci siamo abituati a questa strage. Ma sono tutti femminicidi già dagli anni 70, non li chiamavamo così. Però erano già quelli. Ma la verità è che questa del codice Rocco, per cui appunto c'era questo potere di ammazzare, di fatto è rimasto, perché voglio dire, la mitezza delle pene e, come dice lei, questa totale mancanza di tutela ci consegna assolutamente i nostri boia a questi complessati che credono di diventare qualcuno uccidendo, e lo diventano perché si prendono una vita umana, fanno un atto. Ecco, vedete, noi abbiamo riso,
mentre Barbara racconta, però nel libro, il libro e i libri servono per imparare qualcosa di più, o per stare in compagnia, o per sentirsi dentro a quella situazione, perché il libro è molto serio e le cose serie spesso fanno ridere, perché, perché sembrano assurde, eppure è così. E volevo far leggere la parte del gossip. Vogliamo rivelare le ragazze i presenti, perché ride la Gioconda? Tutti si sono sempre interrogati, ma perché ride la Gioconda? Allora mi sono immaginata, noi viviamo con i maschi, ormai saranno neanche 60 anni, perché prima c'era il gineceo e l'androceo, la vita dei maschi e la vita delle femmine era completamente separata. E quindi figuriamoci ai tempi della Gioconda, i maschi erano tutti in guerra, erano sempre in guerra, cosa faceva un marito maschio di buona famiglia? Andava o a fare la guerra o a fare le sue avventure, poi tornava, scopava la moglie distrattamente, le faceva fare un figlio, le metteva incinta, così la levava anche un po' di mezzo, diciamo, in qualche maniera. E quindi il marito della Gioconda è gelosissimo, non vuole assolutamente che lei esca di casa quando lui non c'è, e lui è andato in guerra, e la affida a questa sua ancella, a questa ragazza che la sorveglia giorno e notte, che dorme anche con lei, che le racconta anche i sogni. E un giorno questa ragazza è sempre più insistente, sempre più, lei è molto seccata, perché le racconta appunto anche, vuole sapere cosa ha sognato. E alla fine si rivela l'interesse di questa ragazza, una mattina la bacia all'improvviso. E questa donna, che non è mai stata baciata, perché i baci si danno alle amanti, alle mogli non servono. Che serve? La moglie deve essere solo messa incinta. Per cui lui lo mette incinta così di fretta, poi va a divertirsi con le serve, e lei per la prima volta in vita sua viene baciata, per la prima volta fa l'amore con questa ragazza e passa una notte meravigliosa. Purtroppo la mattina si sente un galoppo di cavalli, è il marito che sta arrivando, riescono a ricomporsi così, lui spalanca la porta e dice a Elena, vedi il letto sfatto, chi è stato qui? E lei dice, vi giuro sulla mia anima immortale che nessun uomo è mai entrato qua dentro. Allora lui si rassicura e dice, va bene, ho portato un pittore, si chiama Leonardo, ha una certa mano, e vuole un ritratto di Mona Lisa. Si mette lì e Leonardo è seccato, dice, ma signora, perché ride sempre? Si scappa sempre da ridere a lei. E dice, signora, stia seria, questo è un ritratto. E lei cerca di sforzarsi, ma un sorriso viene sempre fuori, ed è per questo che ride la Gioconda. E poi anche Nicola fa, perché un altro brano eccezionale di Nicola Marcella, allora ci legge quest'altra parte del libro, perché quando legge lei sembra una cosa divertente, quando legge lui sembra una cosa divertente, ed è la stessa struttura, vedi, si è acceso però. Zona gossip. Tu mi roviniti, Marcello, grazie. Anche lassù, Jackie Kennedy conduce una intensa vita mondana. Intérieur Chanel sta entrando nel bistrò più esclusivo del paradiso quando le passa davanti Maria Callas e fa finta di non vederla. Jackie la insegue. E dai, piantala. Quassù, dopo un po' si riparlano tutti. Perfino con Marilyn ci salutiamo. Tu sei l'unica che tiene il muso. Che ho fatto alla fine? Ho solo sposato il tuo amante. L'altra la fissa con disgusto. Ma come ha potuto lasciarmi per te? Quanto sei brutta? Sembri una ranocchia. Parli degli occhi distanti. Diventò un pregio perché erano i miei. Se l'avessi portata io, sarebbe piaciuta pure la coda. Tu poi, con quel nasone. Sei insopportabile. Aveva ragione, Ari. Poverina, avevi già ripreso la cittadinanza greca per le vostre nozze e invece lui sposò me. Da viva ci hai sofferto. Ma oramai, che te ne importa? E guarda le cose un po' dall'alto. Sempre sta tragedia greca.
Ci siamo conosciuti che a un certo punto è sceso dal palco ed mi è venuto incontro, era contento che io fossi andato ad ascoltarlo. Ci vogliamo un sacco di bene, ma Roma è così dispersiva, non ci vediamo mai, però vedersi però, vero Barbara, noi ci siamo visti poche volte, ma... sì, vero. Comunque ecco, volevo dire che la presenza di Nicola fa sì che proprio la parola sia voli via, nel senso che ci potrebbe essere qui, non dico io, ma Omero, Emily Dickinson, ci potrebbe essere chiunque, ma la superiorità della sua musica rispetto a qualsiasi parola, cioè veramente ci annichilisce e ci azzitta. È qualcosa, è veramente un grande, non credo in Dio, ma se ci fosse crederei che è uno dei più grandi doni degli dèi proprio che ci sono stati dati, specialmente se la si sa veramente produrre, ecco. Te lo estraggo questo brano di Barbara, te lo metti nella allora biografia. Te lo faccio meglio, scusa. Ecco, sicuramente, perché magari domani o dopodomani mi scrive. Allora, qualche altra domanda, oppure poi al solito quando si ferma in mezzo a voi ognuno gli fa la propria domanda, cosa vogliamo fare? Una domanda segreta. Sì, perché poi quando di solito finiscono gli incontri, ognuno gli parla. Sorpresa. Gli fa la sorpresa. No, ma io devo dire la verità, ho risposto per 40 anni alle lettere d'amore, ma io più rispondevo meno ne capivo, dell'amore non ne sa niente nessuno, cioè... Quando ti scrivono una lettera a un giornale, non è che vogliano che tu gli risolva la vita, perché lo sanno benissimo quello che devono fare. Semplicemente vogliono, come quando parli con un amico, che si prenda, come il Vangelo, prendi questo peso su di me, io non posso più portarlo. Che ti porti per un tratto questo peso con loro, perché in generale tutti sanno cosa devono fare, lo sanno benissimo. È questione che quando sei posseduto, non è che ragioni con la testa. Amica, credo che lei abbia scritto. Sei prigioniero quando ami, no? Suo amico, su Gioia, perché tengo male. Adesso è su Confidenze. Però no, ma ha licenziato pure da là. No, adesso c'hanno un modo nuovo, no? Ma l'ha licenziato allo stesso momento da Elle, scrivevo e poi pure da. Però a Confidenze, così di botto, no? Allora ha detto, ma perché? Aspetta, come si chiama? No, ma io ho detto, vabbè, mi tenete la liquidazione. No, perché. Lei non è licenziata, lei è sospesa. È un nuovo linguaggio padronale, per cui sei sospesa. Che vuol dire sospeso? Da metà. Vuol dire che tra 15 anni potresti essere ripreso, quando sei già nel lavello, potresti anche essere ripreso. Io mi ricordo solo che una volta mi hai telefonato sotto casa tua e c'era un marito inferocito perché tu avevi scritto a una signora rispondendo a una lettera, come potete stare a letto con uno che non amate? Sta signora vi ha obbedito e se n'è andata, la stessa sera il marito... col coltello, credo, e tu mi hai telefonato, che faccio di lui, cavolo, sì, cosa succede? Però appunto, chi si fa passare per specialista dell'amore è un truffatore, perché veramente è l'unico mistero che non è mai stato sciolto, del perché io ad un tratto mi trovo davanti alla signora o al signore, e di colpo una forza assolutamente irrazionale, che poi può spiegare in mia memoria, ma non si spiega, questa persona diventa per te il mondo e i suoi pianeti, e... Tu dipendi da un sorriso, da un sms, da qualsiasi cosa e non c'è altra vita per te. Questo è assolutamente misterioso. Poi l'altro può essere bello, brutto, stronzo, non importa. È veramente l'unico mistero, teniamocelo stretto. Teniamocelo stretto,
come anche il sesso. Cioè adesso le persone non si amano più, vanno allo sessuologo. Una mia amica gli ha detto al marito che lo scopavano da 2 anni, e il marito gli ha detto andiamo allo sessuologo, e io gli ho detto che mi può fare il sessuologo, gli ho detto giusto se mi scopa. Sembra sì, è semplice, è così, voglio dire. Invece adesso ci sono questi guru che ti devono dire cosa devi insegnare, cosa devi. E questo è terribile, perché se c'è una cosa che ci fa schifo oggi è il libero arbitrio. Non lo volemo più. Abbiamo lottato tanto. No, il libero arbitrio nessuno lo vuole, vogliono tutti essere condotti, perché appunto non siamo più uomini ma siamo consumatori. Per cui abbiamo accettato questo. Però c'è questa. Ci sono piccole zone di salvezza, questa libreria, mi pare un luogo. C'è qualche altro che c'è una psicologa a proposito. No, ma io non è che ce l'ho con tutti. No, è una psichiatra, aspetta, no, no, scusate, no, è pericoloso. Non è che ce l'ho con tutti. No, no, invece. Intendo dire che l'uso dissennato e anche il fatto che oggi, quando un bambino, tutti vogliono il figlio perfetto, che perfetto vuol dire anche come gli altri, che ogni bambino deve avere la fortuna di essere diverso dagli altri, voglio dire, ognuno sarà inimitabile ed uno a un bambino. Quando non lo capiscono più lo mandano allo psicologo a 12 anni. Ma che gli deve fare lo psicologo? Cioè, no, voglio dire, giusto se lo adotta, appunto, come, cioè, perché altrimenti è assurdo. Cosa vuol dire? Mi devo uniformare a un modo d'essere? Cosa può fare lo psicologo? Insegnarmi a essere come gli altri? E la mia salvezza sarebbe invece essere diverso da tutti gli altri. C'è questo inseguimento del conformismo che fa paura. Che cos'è questa forza, questa omologazione, cioè questa forza che ci spinge verso l'omologazione, verso quello che tutti hanno? La paura? La morte? No, la paura in generale, paura di vivere. A vivere fa più quello che morire. Cioè, voglio dire, non è che. Cioè, sempre fatto paura a vivere. Siamo, come diceva Blade Runner, modelli a termine, lo sappiamo. E per questo è che uccidiamo anche. Perché dobbiamo morire, quindi uccidiamo. Pensa a Putin, che felicità! Questo ha 73 anni. La prima cosa che ho detto, speriamo non abbia il cancro, infatti ce l'ha. Quest'uomo è un despota, è un satrapo, è un despota, e può dominare tutti, ha potere di vita e di morte sui suoi sudditi, come ha dimostrato con questa guerra, e poi anche con la sua repressione, eccetera. Può comandare sulla morte degli altri, e non può comandare sulla propria, perché per quanto Sardanapa lo sia, questo a 73 anni potrà campare ancora 20 anni, 30, ma verrà la morte, anche per Putin, anche per un grande capo. E allora cosa fa? Non può dominare la sua morte, ma domina quella degli altri e decide che milioni di persone moriranno, e quindi morirà come nel quadro di Delacroix, famosissimo, la morte di Sardanapalo, dove c'è questo grande satrapo che muore e c'è questo letto dove lui ha ucciso i levrieri, nell'ordine, i levrieri, le amanti, i segretari, i servi, perché lui muore, ma nessuno possa dire di lui è morto. E questo vuole Putin. Bene. Non entriamo in questo discorso, però ha dei, diciamo, dei validi. È così. Ma sai quanto è morto contento Hitler? Cioè, si è beccato, intanto è andato via impunito, indenne, perché si è beccato il cianuro, e intanto aveva, e con lui andavano 50 milioni di morti. Capisci? 50 milioni. Qualche domanda? E apre talmente tanti argomenti che nella testa partono 3.000 cose, che è difficile poi fare le domande. C'è una bellissima poesia, di Gozzano che non ricordo a memoria, ma che il finale dice una cosa certa, che l'amare è buono. Ecco, questo è buono, l'amare, il voler bene comunque è buono. L'amante, il marito, i figli, il vicino, l'amico, l'amica, ecco, comunque il fioraio che ti sta simpatico, comunque, ecco, conviene. Va bene, allora passiamo al reparto fotografie, che non penso che non ci sia qualcuno che non si voglia fare le foto. Purché fuori così si fuma. Bene. Io ringrazio moltissimo gli abitanti del luogo, ringrazio moltissimo il grande sacerdote di questo tempio, che è Beppe, suo figlio, la sua famiglia e tutti quanti, tutti voi che siete venuti qua veramente a fare una festa, perché in genere quando mi dicono vieni alla presentazione di libri io mi ammazzerei,
però no, però ogni tanto no, ce n'è qualcuno bella quando ci sono delle... No. Una domanda che non mi scordo, ma tu in estate vai in Puglia? Sì. E allora ci vediamo in Puglia, sicuramente, okay. Perché faremo una grandissima cosa in Puglia. Dove sei in Puglia? Vicino a Bari. Ma io sono più lontano, ma ci veniamo a prendere, non ci ti preoccupare. Faremo una cosa davanti a una chiesa che tu non hai idea, spettacolare. Già gli ho proposto e mi hanno detto come no. Grazie. E pagano pure. No, aspettate un attimo, perché spesso noi pensiamo che se ne vediamo in televisione di successo eccetera, però poi nella realtà economica è quello che sta dietro che guadagna, non quello che sta avanti, che non ha quasi mai nessun potere. Infatti mio marito mi ha detto, a 79 anni abbiamo ancora questo privilegio che ci dobbiamo guadagnare da vivere. Sì, però effetti, è vero che ti risveglio. In effetti, no, anche perché eravamo la nostra quando si vuole essere molto liberi, ma molto, Barbara, molto abbiamo buttato quando tutto. Una volta tu mi hai detto una cosa che mi ha fatto piacere, che non mi sono mai venduto, perché quando uno non si vende la vita è molto quando non ti vendi sei tuo e poi e sei libero di fare quello che vuoi, esatto. Di essere quello che vuoi, di diventare quello che vuoi. Né Dio né padrone, e di rispettare il tuo, quando ti dissi questo, perché appunto ti vedevo continuamente in divenire. Io so che avevo dato una volta, le ultime volte, sempre malamente, prima per la, come si chiama, quella dei radicali, che si è radicale, e quest'anno ripeti, ma sempre durante il ginnasio. Guarda, mia figlia una volta è stata illuminante, c'era Veltroni, bravissima persona, però insomma sempre per il PD annacquato, eccetera, un po' di destra, diciamo. E allora lei ha detto, stavolta non voto, basta, non voto. Mi rifiuto di essere complice di questa farsa. Io vado a votare, invece io più borghesemente vado a votare e sento i passettini, mi giro, c'è mia figlia e dico allora voti, e mi ha detto vedi mamma, se io fossi quello che penso di essere andrei a dar fuoco al Parlamento, ma dato che non sono così voto Veltroni. Ecco, con questa attualità politica, un grande applauso a Nicola Mattella, vediamo le cose che ti faccio. Noi siamo vecchietti, vogliamo che il fotografo. Ah, è stata la sera dell'amicizia, grazie, sono belle, guarda, dai. Ho passato un'oretta e qualche minuto di gioia.